Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale, sono Cristi85. Faccio questo piccolo video per dirvi che mi è arrivato stamattina un messaggio da YouTube Studio. Praticamente col telefono non è più possibile fare le live, le dirette, fino a quando non si arriva a 1000 iscritti. Dunque, per un po' di tempo non potrò fare le live. Spero presto di riuscirci ad arrivare a questi 1000 iscritti. Ogni tanto cambiano le norme, giustamente, come vi avevo già detto, per poter monetizzare devi avere 1000 iscritti e 4000 ore. Le 4000 ore ci sono arrivate, i 1000 iscritti ancora no. E adesso non pensavo, anche per fare le live bisogna avere 1000 iscritti. E niente, tutto qua, volevo solo dirvi quello. Qui fa un freddo cane, ragazze, perché ha nevicato, c'è 1 grado. Ne approfitto, parlo un pochettino questa live e in questo video, così almeno vedete questo. Adesso mi preparo che andrò a lavorare. Oggi lavoro tutto il giorno perché il venerdì sapete che vado nella casa che sto pulendo bene e niente, tutto qua. Stasera lavoro, domani lavoro e dunque tanto non avrei potuto farla lo stesso la diretta stasera. Comunque era giusto anche farvelo sapere. E dato che mi è arrivato stamattina questo messaggio, poi un'altra cosa, cos'è che devo dirvi? Ah, vabbè, dopo caricherò lo stesso il video, però prima preferivo farvi vedere questo, poi nel pomeriggio caricherò l'altro. Altre cose che devo dirvi, vabbè, adesso le dirette non le posso fare più, i video cercherò di metterli sempre tutti i giorni, se a meno che proprio non succede qualcosa con il lavoro. Abbiate pazienza se non rispondo subito, ma ora della sera di solito trovo sempre un momento per rispondere, ma giustamente c'ho anche la casa, il bambino e tutto quanto. E niente, ho visto delle persone che parlano di donazioni ai canali, queste cose qua. Praticamente sul canale di Sara parlava di queste YouTuber che chiedono donazioni. Praticamente sotto il loro canale dicono che se vuoi donargli qualcosa tramite boh, buoni a marzo, roba del genere, o anche buoni sulla posta pay, praticamente puoi farlo. Allora, io non penso che sia giusto chiedere soldi alle persone, per l'amor di Dio. Io mi sono sempre arrangiata, figuriamoci se adesso vado a chiedere soldi a qualcuno. Però dico, ci sono sicuramente. Allora, bisogna sempre. Io penso che bisogna sempre guardare poi bene le situazioni. Ci sono persone che io conosco che con le donazioni dei loro follower, come si chiamano, hanno potuto migliorare un po' la loro situazione perché prima stavano veramente male. E dunque se uno che ti segue pensa che è giusto farti delle donazioni, è giusto che le fanno in quei casi lì. Poi dipende dalla situazione, come tutte le cose, le donazioni. Allora, io non sono a favore delle donazioni in genere, però dono a mia maniera, per come posso io alle persone, magari aiutandole con il mio lavoro o aiutandole semplicemente, aiutandole, senza dover per forza fare una donazione per i bambini dell'Africa, che poi non so se proprio arriverà a questi bambini dell'Africa o altre cose del genere. Comunque, aiuto le persone come posso aiutare io, con le mie energie, come posso aiutare. Però penso che se qualcuno vuole donare dei soldi o donare dei buoni e queste cose qua, nessuno li non sono incatenati. Poi ci sono situazioni e situazioni, ci sono ragazzine che nella vita reale mandano foto a uomini chiedendo di essere caricati la posta pay, dunque c'è gente che vive di questo. C'è il pro e il contro in tutte le cose, c'è il buono e il cattivo in tutte le situazioni, penso, e boh, tutto qua. Però è sempre il mio pensiero. E il mio pensiero è uno, poi c'è solo quello di tutti. Ognuno è libero di pensare, di agire e di fare come crede, finché la sua coscienza. Io ripeto sempre che fin quando io al mattino nello specchio sarò felice di quello che vedo,
vuol dire che sarò a posto con la mia coscienza, andrà tutto bene, la giornata potrà solamente che andare bene. E dunque penso la stessa cosa anche di queste persone, non penso che valga la pena scaldarsi troppo perché tanto non ha senso, e boh, tutti liberi di fare sempre quello che si vuole, basta che non si tocca le altre persone, perché fin quando tu fai quello che vuoi ma non viene dal fastidio a me va sempre tutto bene, l'importante è che non si dà fastidio a me, e questo vale anche nella vita reale. E boh, è solo questo che volevo dire, ragazze. Vi auguro una bellissima giornata, vi mando un bacio enorme e mi dispiace ancora per le live, però appena arrivo a 1000 iscritti, ve lo prometto, la prima sera che ho 1000 iscritti faccio subito la live. Mi mancherete tantissimo, ragazze, perché adesso mi ero abituata. Un bacione, ciao!